Presidente, facciamo un bilancio di questo precampionato del Teramo. Lei è soddisfatto di quello che ha visto finora dalla sua squadra? Sì, molto soddisfatto. Stiamo facendo le cose pian pianino perché abbiamo ancora degli esuberi da fare. E purtroppo quando c'è quelli che ti pesano sicuramente si fanno più passaggi, però penso che la squadra sia stata costruita bene. Sansovini potrebbe andare alla fermata, come è emerso nelle ultime ore. Ma Sansovini è in uscita, quindi speriamo che si accasi, perché lui ha ancora tanta voglia di giocare, con qualche squadra che lo possa soddisfare, sia a livello professionale che a livello anche familiare, perché abita a Pescara, quindi meno si allontana e meglio è per lui. Invece il Teramo potrebbe riabbracciare Barbuti. Ma ci potrebbe essere la possibilità, stiamo trattando un attimino, perché qui oggi comandano non più i calciatori nelle società, comandano i procuratori e questo ci impedisce anche altri movimenti in uscita, perché qua non si, una volta che un calciatore ha un contratto non si muove più se non come loro credono e pensano. Pensi che alla fine si giocherà domenica a Mestre, a Portogruaro contro il Mestre? Ma io credo proprio di sì, io credo che tutto ha un limite, qui bisogna rispettare innanzitutto le società che ci mettono tanto denaro, bisogna rispettare i tifosi e i calciatori oramai si devono mettere in mente che è un'associazione che funziona fin quando ci sono le società. E bisogna che noi anche società cominciamo noi a scioperare, ma non verso i calciatori. Ma verso un sistema che oggi non può essere, perché oggi se un giocatore di Serie C non mi dice di no a qualsiasi proposta, vuol dire che la cosa è grave e quindi che noi abbiamo le mani legate, quindi questa è una categoria che sta per scoppiare, stiamo quasi ai limiti e spero che ci si metta a riparo, altrimenti è finita.